Direi che hanno fatto abbastanza in fretta. È stata una trattativa lampo, possiamo davvero definirla così, quella che ha portato Cabal alla Juventus, anzi Cabal alla Juventus, è stata veramente una trattativa velocissima. Scusate se parlo piano, ma sto registrando in orari notturni, dato che per gli abbonati questo video sarà disponibile già dalla notte, intorno alle 2 di notte, per tutti voi altri invece sarà un buongiorno, ci vediamo alle ore 7, anche perché non ci sarà il video in pausa pranzo, ne arriverà uno nel primo pomeriggio per commentare insieme la prima conferenza stampa di Thiago Motta con la maglia della Juventus, da allenatore della Juventus. Io sono emozionatissimo nel pensare che oggi finalmente sentiremo parlare Thiago Motta e andrà ad illustrarci quelle che sono un po' le sue sensazioni, le sue anche aspettative, secondo me. Di quello che è stato, vabbè, i primi 10 giorni di lavoro in bianco nero, ma anche di quella che sarà la sua avventura. Mi auguro soltanto che non gli chiedano gli obiettivi, sarebbe veramente un riassumere ancora una volta con la carta carbone la passata stagione, tutto quello che è stato il dialogo principale, quindi lasciamola da parte. Ma parlavamo di Cabal, perché è arrivato a Torino, pronto per fare le visite mediche. In giornata sosterrà le visite mediche alla Continassa, al J Medical, e poi diventerà ufficialmente un calciatore della Juventus. Così, all'improvviso, un fulmine a ciel sereno. Ho visto che tanti di voi non sono stati soddisfatti di questa operazione. Attenzione, parto da un presupposto: non abbiamo preso né la reincarnazione di Marcelo né la reincarnazione di Roberto Carlos, nella reincarnazione del Gareth Bale del Tottenham, nella reincarnazione del primo Alexandro. Non abbiamo preso nessuno di questi terzini sinistri. Abbiamo preso un ragazzo, classe 2001, che ha degli ottimi numeri, che ha delle ottime possibilità di crescita, che si è trovato bene in Serie A e che arriva alla Juventus per una cifra abbastanza contenuta. Si parla di 10 milioni più 2 di bonus. Questa dovrebbe essere la cifra. Poi leggeremo all'interno delle scartoffie quando usciranno i comunicati ufficiali. Con la Juventus che vorrebbe inserire all'interno della trattativa pure una contropartita tecnica. Io vi dico che quando ho letto il nome di Ake ho dovuto contare fino a 10 e poi ho detto: cavolo, è vero, è ancora nostro. Possediamo ancora il diritto alle prestazioni sportive di Marley Ake, desaparecido completo, eppure è ancora roba nostra. Quindi poi vedremo se la Juventus riuscirà ad inserire all'interno della trattativa qualche giocatore, magari proprio a che, per cercare di abbassare ulteriormente la richiesta economica. Però ragazzi, prendiamola per com'è. La Juventus prende un giocatore che va ad arricchire la batteria dei difensori, va ad arricchire la rosa. Stop. Fermiamoci a questo punto qui. Non andiamo troppo oltre, non andiamo troppo avanti, anche perché ci siamo detti preoccupati a più riprese di quello che era il mercato della Juventus, orientato, basato soltanto sui nomi principali, sui giocatori che dovevano arrivare per comporre l'11 titolare. L'anno prossimo, tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana a girone, anzi a semifinale, Mondiale per club, eccetera, eccetera, Super Champions League, ragazzi, ci saranno troppe partite. E dato che la Juventus sta cercando di cedere quanti più giocatori possibili, non si può iniziare una stagione con una ventina di giocatori in rosa. Sarebbe controproducente e anzi, sarebbe folle. Anche perché è davvero tanti anni che noi siamo qui a raccontarci che la Juventus deve investire su un terzino sinistro. E tutte le volte diciamo: sì, vabbè, ma merce rara, chi andiamo a prendere? Io non credo che il ragazzo sarà un titolare. Però è ovvio che può ritagliarsi il suo spazio. Può mettersi in competizione con quelli che sono già i terzini all'interno della rosa della Juventus, con Cambiaso, con Danilo che potrebbe giocare comunque anche a sinistra, con Gatti che secondo me verrà utilizzato in quella posizione lì, con Thiago Jalot che potrebbe giocare anche largo a sinistra come l'abbiamo già visto fare in una parte della sua carriera. Quindi ci sono i presupposti per avere anche una Juve camaleontica da questo punto di vista, un po' come è stato il Bologna di Thiago Motta, se vogliamo, sulla linea 4. E attenzione perché io l'ho detto anche alla fine dell'ultimo video, però fino a che Calafiori non è ufficiale con l'Arsenal, quella piccola speranza di potersi inserire nuovamente io ce l'ho, anche perché la Juve deve lavorare sulla difesa e vedo che le cifre che stanno circolando, orbitando in questo momento intorno al nome di Todibo sono particolarmente elevate, quindi chissà che la Juventus non possa dire: senti Bologna, d'accordo,
ti vengo un po' incontro, non quelle cifre lì, l'Arsenal si è un po' raffreddato, il ragazzo ha la preferenza, vediamo cosa fare. Aspettiamo un attimo. Fatto sta che dai tempi di Alessandro, meno male che la Juventus non vada ad acquistare un terzino sinistro sul mercato. Quindi io sinceramente la prenderei nella miglior condizione possibile, sempre con calma, con tranquillità, senza pensare di aver preso il talento emergente più forte d'Europa. No, non è così, è un ragazzo che ha ben figurato in Serie A, arriva a un prezzo contenuto e non viene per fare il titolare. Poi, se si dimostrerà all'altezza e pronto per essere il titolare della Juventus, potrà scalare le gerarchie, conquistarsi in allenamento il posto e diventare una pedina insostituibile dell'unico titolare di Thiago Motta. Cosa che in questo momento non credo possa accadere, però per una cifra così ridotta io credo che la Juve abbia fatto non bene ma benissimo ad assicurarsi le prestazioni di questo giocatore, che è molto strutturato, anche fisicamente, caratteristica molto importante nel calcio di oggi, e che alla Sverona si è messo in particolar modo in evidenza durante l'ultima stagione. Chi si è messo in evidenza durante l'ultima stagione, durante gli ultimi mesi dal punto di vista mediatico, possiamo dire così, è Adrien Rabiot, che ufficiosamente non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. Oggi si apre il Rabiot Gate e andiamo a salutare. È previsto un comunicato ufficiale della Juventus che andrà a salutare il calciatore francese dopo tante stagioni all'ombra della mole. È stato anche uno dei leader di queste ultime stagioni, l'abbiamo visto spesso e volentieri anche con la fascia di capitano della Juventus. La Juve ha presentato a più riprese l'offerta a Rabiot, lui ha fatto orecchie da mercante, voleva aspettare la conclusione dell'europeo per ragionare con calma. Io ve l'ho sempre detta, ve l'ho sempre raccontata in questo modo: ha tutto il diritto del mondo di fare quello che crede, quello che ritiene meglio per la sua carriera, però poi il tifoso della Juventus può anche stancarsi di questo tipo di atteggiamento, perché è sacrosanto ed è lecito che Rabiot voglia qualcosa anche di più a questo punto della carriera, dato che è un giocatore che l'anno prossimo, anzi durante il 2025, festeggerà i suoi 30 anni, quindi alla ricerca del grosso contratto, dell'ultimo grosso contratto di carriera, anche magari all'interno di una squadra con più prospettiva, più ambizione della Juve, secondo lui, se il progetto non è abbastanza bello, e quindi fa benissimo ad aspettare. Però adesso la Juventus si è semplicemente stancata di questo ghosting da parte di Rabiot e mamma gente, e quindi a breve è attesa la conferma di un Rabiot che non sarà più un giocatore della Juventus. Me l'aspettavo, perché ne abbiamo parlato tante volte, addirittura pensavo che potesse essere Douglas Luiz il giocatore che andava a complicare il rinnovo di Rabiot. In realtà poi è stato l'arrivo di Khéphren Thuram. Io sono dell'idea che la Juventus abbia fatto un'operazione magnifica a prendere il figlio di Lilian in sostituzione a Rabiot, non tanto nell'immediato quanto più sul processo di crescita. Dobbiamo anche un po' distaccarci dalla volontà di aver tutto pronto subito, anche perché, ripeto, oggi parla Thiago Motta, e Thiago Motta non è stato preso per avere i giocatori già pronti a disposizione, quanto più per farli arrivare dopo un processo di crescita, di maturazione, e con tanti giocatori che l'anno scorso inizio campionato a Bologna sembravano giocatori normalissimi, o comunque giocatori che potevano, da cui potevi aspettarti qualcosina, sì, va bene, però non chissà che cosa, non il mondo, non la luna, e poi avete visto al termine della stagione quante valutazioni si sono gonfiate proprio per via dell'ottimo lavoro di Thiago Motta. Quindi io sono contento di queste due operazioni di mercato, di aver acquistato finalmente un laterale mancino che può giocare anche come difensore centrale all'occorrenza, di aver sostituito Adrien Rabiot con Khéphren Thuram, di avere ufficialmente oggi il saluto a Rabiot e le prime parole di Thiago Motta. Mi fa anche un po' sorridere, perché comunque avevamo detto tante volte: Thiago Motta e Rabiot hanno un ottimo rapporto, hanno giocato insieme a Parigi, si vogliono bene, si conoscono, probabilmente si sono anche sentiti telefonicamente. La pazienza della Juventus però non è infinita, anzi, e in questo momento c'era necessità di avere le idee chiare e capire bene o male quelli che sono i giocatori da inserire ancora una volta all'interno dell'organigramma della Juventus dell'anno prossimo e di quelli che potranno poi partire per la Germania e fare questa nuova parte di preparazione con amichevoli, prime amichevoli annesse. Quindi una scelta che io condivido alla grandissima. Vedremo Rabiot dove andrà ad accasarsi a parametro zero. Si era parlato di piste un po' strane, piste turche, oltre che Real Madrid, che all'inizio sembrava poter essere interessato, poi questo interesse si è discusso sempre meno. Si è parlato anche di Milan qualche settimana fa.
sinceramente non rinnovare il contratto con la Juve per andare in Turchia o al Milan, con tutto rispetto per il Milan che sicuramente avrà un progetto interessante in testa, ma in questo momento mi sembra un passo indietro per la carriera di Rabiot, però sarà libero ancora una volta di prendersi tutto il tempo che ha a disposizione e di ragionare sulle offerte che sono arrivate sul tavolo, sulla scrivania di Mamma Veronique. Ragazzi, noi ci vediamo oggi pomeriggio dopo la conferenza stampa di Thiago Motta, ma la guardiamo insieme, ci proviamo, copyright vari permettendo. Ci vediamo alle 13:30 online sul mio canale Twitch. Ciao belli.